Se siamo attenti oggi c'è una soluzione per te. Se siamo attenti e fai tuo questo messaggio, tu vedrai la grande vittoria che avrai sui nemici, sulle difficoltà, sulle lotte, vedrai la grande vittoria che Dio ti può dare, perché tu stai con un Dio vittorioso, un Dio che non può mai perdere, un Dio che non può mai fallire, un Dio che non può mai assolutamente venire meno. Quindi stasera rimani, segnati i punti per vincere. Il titolo è guai a cadere nelle mani di Dio vivente, vero, come cadde Aman, perché parleremo del libro di Ester, dove Aman, nemico del popolo di Dio, voleva distruggere il popolo di Dio, voleva annientare totalmente il popolo di Dio, speciale, separato da tutto, in tutto, in ogni cosa, un popolo che ha Dio, un popolo che è diverso da tutto e da tutti, è un popolo che è meraviglia, è un popolo che vive per fede, e io e te abbiamo l'onore, niente di meno, di appartenere al Dio vivente e vero, alleluia. Abbiamo l'onore, no? Di appartenere al Dio vivente vero, alleluia. E la storia di questo Ama, ci sono tre personaggi in questo libro. C'è Ester, c'è Mardocheo e c'è Aman. Queste sono i tre principali personaggi del libro di Ester, dove Aman è chiaramente un babilonese, Ester ed Mardocheo erano giudei con una bellissima fede in Dio. Mardocheo non si piegava a questo uomo che era stato elevato, tutti si inginocchiavano davanti a lui, ma Aman, per rispetto della legge di Dio, Aman per rispetto di quello che Dio aveva predetto, di non inginocchiarsi e di non piegarsi in nessuna maniera, lui non si piegava e non si inginocchiava. Quindi non ti inginocchiare davanti al nemico, non ti piegare dinanzi al nemico, ma rimani fedele ad onorare Dio, perché Dio vede, hai un Dio che vede, sa tutto e vede tutto. Devi capire che Dio vede, sa e vede tutto, alleluia. Un Dio che non può mai fallire, un Dio vivo e reale. Quindi stai tranquillo, anche se il nemico, i nemici come Aman si irritano, che tu non ti pieghi dinanzi a lui, che tu non hai, diciamo, questa tendenza ad piegarti, ma grazie a un grande Dio che vede tutto. È chiaro, sarai odiato dal nemico, odiato dai nemici che non vogliono, anche i parenti a volte, che tu onori Dio, onori le leggi di Dio, onori la fede, e dava fastidio a Aman, che tutti si piegavano a lui, ai suoi idoli, al suo potere, alla sua ricchezza, alla sua grandezza, e mentre, ecco, anche noi non ci pieghiamo, no? Come il mondo si piega, tutto ciò che il nemico offre, tutto ciò, e si piega, l'umanità si piega, alleluia. Non abbiamo bisogno di piegarci, perché noi abbiamo il Dio vivente vero, che è l'unica fonte di benedizione e di tutto, alla lode e alla gloria del Signore, alleluia. Ma vediamo nel particolare questo passaggio, innanzitutto capisci questo: Dio vede l'ingiustizia. Tu devi capire che Dio vede l'ingiustizia che ti stanno facendo, e Dio vede che tu lo stai onorando. Dio vede che Aman, a costo di farsi mettere a morte, odiato da Aman, che aveva il potere, era stato elevato dal re, al sopra di tutto, sapeva che Aman aveva il potere di ucciderlo, infatti Aman lo odiava,
Però sapeva anche di confidare in un grande Dio. È vero, il mondo ci odia, gli altri ci odiano, però dobbiamo sapere che c'è un Dio onnipotente, un Dio che vede, alleluia, vede la cattiveria contro di te, vede l'ingiustizia, vede le trame contro di te, vede che il nemico, i nemici, l'odio totale che c'è delle sorelle. E sopra di noi, nella nostra vita, in quello che noi facciamo, Dio lo sa, alleluia, e Dio lo vede. Questi pensavano che Mardochè era solo, pensavano che Mardochè non aveva chi lo proteggesse o vegliasse, alleluia. Ma Mardochè stava lasciando la giustizia al suo grande divino Dio, alleluia. Non dice la parola di Dio che dobbiamo lasciare la vendetta e la retribuzione a Dio, alleluia. Cedi il posto a Dio. Bisogna reagire carnalmente? No, quando abbiamo l'attacco. Bisogna agire con spada? No, rimetti la spada. Bisogna fare anche noi le trame? Rispondere male per male, dente per dente, occhio per occhio, no. Lasciare che Dio opera, lasciare a Dio che vede. Se hai un Dio vivo, tu sai che Dio ti difende, tu sai che quel caso viene visto da Dio, tu sai che Dio è un giudice in terra e in ogni luogo, tu sai che Dio, quando gli dai spazio, interviene, muta, cambia, trasforma ogni cosa, alleluia. E lui sa fare questo, alleluia. Perché quando tu gli dai spazio all'Iddio vivente è vero, perché l'Iddio vivente è vero, sa quanto tu, diciamo, hai quella predisposizione, alleluia, di poter vivere con la sua presenza. E vivere con la benedizione che Dio ti vuole dare, alleluia. Perché Dio ti vuole far giustizia, Dio ti vuole aiutare, Dio vuole intervenire, vuole trasformare, vede, alleluia, gloria a Dio, non sei solo, non sei solo ad affrontare le varie difficoltà, le varie lotte. Vedete qua, fratelli, come veramente Dio vede, vede proprio, vede tutto ciò e vede quando il suo popolo, i suoi figli, ecco, gridano a lui e si interessano. Se tu stai nell'ingiustizia, se tu stai nelle situazioni di difficoltà, tu gridi a Dio, alleluia. Sorella, grida a Dio. Perché Mardochio, quando seppe che erano messi a morte, lui non rimase indifferente, non rimanere indifferente, alleluia. La tua vita, la tua casa, la tua situazione, sono quelli che sanno soltanto lamentarsi. Ma Mardochio prese nel palmo della mano: qual è quella cosa che ti sta minacciando? Qual è quella cosa che ti sta portando? Ecco, qual è quella cosa che ti sta togliendo la tranquillità? Qual è il peso? Qual è pressione? Vai a Dio, invoca Dio, come fecero tutti questi, no? Perché devi capire, ecco, noi apparteniamo a Dio. E quando uno appartiene a Dio, però sa che Dio ha l'ultima parola. Perché c'è il regno delle tenebre, il regno del nemico, ma soprattutto c'è un regno che decide. Perché dall'alto si decide. Perché Gesù disse a quell'uomo: a quale potere avresti se non ti venisse dato dall'alto? Fratelli, non è l'uomo, non è il diavolo, alleluia, ma è Dio. Tu devi capire che è Dio che ha in mano tu, Dio dirige. Quando tu preghi, quando tu invochi, perché tu puoi mutare. Giuseppe ha detto: voi avete pensato di fare il male, ma Dio lo ha trasformato, alleluia, e Dio lo ha cambiato le situazioni. Sì, le sorti malefiche, le sorti del nemico,
tutto ciò che il nemico viene per distruggere, per rovinare, per portare tutta la rovina, ma c'è un Dio che trasforma il male in bene. Alleluia, la trasformazione, no? Che Dio può fare alla tua vita, la trasformazione, il cambiamento che Dio può dare, può togliere il male, può toglierti quello che hanno fatto il complotto contro di te, la distruzione. Quando il nemico pensa di distruggerti, quando i nemici pensano di annientarti, alleluia. Ma Dio vede come vedeva il popolo di Israele schiacciato e Dio dice: io ho udito, non ti preoccupare che Dio sta udendo il tuo grido. Dio dice: io ho udito e per questo sono sceso, per liberarmi ho udito, visto e scendo. Sappi, sorella, che Dio sta scendendo. Sappi, sorella, che Dio sta difendendo la tua causa. Sappi, sorella, che Dio sta prendendo in mano la tua causa. Sappi che Dio vede, risponde, libera. Dio non è indifferente. Sappi che non sei solo, sola. Sappi che Dio sta intervenendo. Sappi che Dio sta portando a trasformazione, a cambiamento. Non ti preoccupare, l'esercito viene contro di te, essi stessi cadranno e vacilleranno, perché Dio è la tua luce, il tuo baluardo. Con Dio, Aman non poteva distruggere il popolo di Dio. Quando il popolo di Dio comincia con le lotte spirituali, con le armi spirituali, quando quelle armi spirituali vengono contro e Dio opera, Dio interviene, Dio fa meraviglie in ogni cosa ed in ogni situazione. Perché, Teresa, quando noi preghiamo con tutto il cuore, Dio fa meraviglie, alleluia. Il nostro Dio è un Dio vivente, è vero, alleluia. Intercede, intercede, alleluia. Non stare alla fine e non aspettare, chissà quanto, diciamo, devi aspettare per vedere l'opera di Dio. Entra nel luogo santissimo. E prega Dio, come disse Ester, io mi devo presentare al re. E chi si presenta al re senza essere chiamato può essere messo a mozzo, non mette lo scettro. Ma prima di presentarmi, dice: pregate e digiunate per me, e poi io entrerò, io avrò il favore per domandarmi grazia, ma io prima di andare, di essere chiamato. Ma voi pregate, dopo entrerò dal re. Quando è un problema, fai primo oggetto di preghiera. Quando hai una difficoltà, mettilo prima davanti a Dio. Quando hai delle situazioni difficili, bombarda il trono della grazia di Dio. Vai a Dio, prega a Dio. Knocking, knocking, keep knocking. Keep knocking, keep knocking, alleluia. Significa continua a picchiare, continua a bussare. Keep knocking, alleluia. Continua, non ti fermare. Keep going, alleluia. Never give up, never give up, alleluia. Ma continua con perseveranza. Dice Gesù: non risponderà il Dio vivente a quanti gridano a Lui. Vai a Lui, non ti lasciar distruggere. Vai a Lui e cerca la sua faccia. Vai a Dio, all'Dio di giustizia. Vai a Dio che trasforma, che cambia il male in bene. Lui cambia i verdetti, lui cambia le stagioni, lui ha l'abilità e la capacità. La tua vita è nelle mani di Dio, la tua situazione è nelle mani di Dio. Non è il nemico che decidi, non sono gli altri che decidi. Mettiti però nelle mani del Signore. È necessario mettersi. Ma che io non fu indifferente come lo voleva essere Ester, alleluia. Ma tu non dare posa ai tuoi occhi, alleluia, alleluia. Quindi è importante, alleluia, alleluia, che noi possiamo veramente metterci nelle mani del Dio vivente e vero, alleluia.
E nel nome di Gesù noi possiamo veramente andare. E quando Ester andò al re, Dio le toccò il cuore del re, Dio le aprì le porte a Ester e il re stese lo scettro d'oro. Vedete quando c'è la preghiera sotto, l'intercessione sotto, quando tu riempi il trono di Dio con le tue grida, la tua fede che arriva a Dio, Dio muove il suo braccio. E Dio fece stendere lo scettro d'oro al re. Dio apre le porte. Dio interviene. Non ti preoccupare. Quando tu preghi non è indifferente Dio. La tua preghiera avrà l'effetto. La tua preghiera è stata esaudita. Sarai esaudito. Vedrai, alleluia. L'arma potente è la preghiera. L'arma potente è l'intercessione, accompagnata anche dal digiuno. È accompagnata anche dalle preghiere gli uni gli altri e dalle intercessioni, perché Mardocheo invitò a pregare. Preghiamo gli uni gli altri, rivolgiamoci a Dio. Quando i nemici, gli altri, complottano contro di noi la distruzione, fratelli, credetemi, è un'arma meravigliosa andare a Dio. Vedervi confidare nel Signore, alleluia. E voi avete visto, no? Quanti hanno voluto anche la nostra distruzione, quanti hanno voluto i complotti da dietro, alleluia. Tramato l'odio delle persone, l'invidia delle persone, le accuse, le persecuzioni, le calunnie. Però, fratelli e sorelle, quando tu credi, come abbiamo creduto noi, che abbiamo un Dio vivo, un Dio che vede, risponde, aveva visto Dio che Mardocheo e Ester non avevano fatto nulla di male. Mardocheo e Ester stavano onorando lui. Mardocheo e Ester avevano onorato Dio. Stavano facendo tutto ciò che Dio gli stava dicendo, pur di rimettere la propria vita, ma per onorare il Signore. Ma Dio può rimanere indifferente a te? Che lo stai onorando, a te che lo stai invocando? No, Dio non rimane. Tant'è vero che Dio trasformò. Aman aveva preparato una forca di 50 metri per impiccare il giorno dopo Mardocheo. Insieme si rallegrava. Ester ebbe la strategia da Dio. Quando tu fai pregare, preghi, fatti guidare da Dio. Vedete, con saggezza invitò Aman a una festa e Aman si illuse. I tuoi nemici si illuderanno che ti possono vincere. I tuoi nemici si illuderanno che ti vogliono distruggere e ti possono si illuderanno come si è illuso Aman con Dio le porte dell'Ades non possono prevalere contro il Dio vivente e vero, alleluia. Si ritrovano a combattere con il Dio vivente, alleluia. E il Dio vivente quando ti prende le mani, come Dio aveva visto, ecco, ama le ingiustizie, l'odio. Dio noto, Dio è il Dio giusto, giudice, imparziale che vede. Dio aveva visto la cattiveria di Aman, Dio aveva visto gli attacchi di Aman. Sapete, Dio vede, conosce e sa ogni cosa, alleluia. Stai tranquillo, aspettare i tempi di Dio, ci pensa tutto lui, alleluia, alla gloria di Dio. E Dio ha detto, tu mi stai pregando e mi preghi e continua a pregare che io sono vivente. Dio aveva visto quello che voleva fare Aman contro il suo popolo, i suoi figli. Il piano del nemico diabolico, il piano dei nemici odiosi, vendicatori, però ci pensa Dio. Quello che aveva tramato Aman di distruggere Mardocheo e poi tutto il popolo, tutta la discendenza, tutto Israele, Dio lo mutò e lo cambiò. Fratelli, è così.
Guai a cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Guai, perché quando noi abbiamo l'Iddio vivente vero, Dio interverrà alla grande, alleluia. Perché Dio trasformerà e cambierà le sorti. Avete pensato di farvi il male, ha detto Giuseppe, ma Dio l'ha mutato in bene, alleluia. Dio lo trasforma e lo cambia. Dio vede, Dio è vivente, Dio trasforma, Dio benedice. Il Dio vivente è vero, alleluia. Stiamo parlando di un Dio onnipotente. Stiamo parlando di un Dio che cambia. Stiamo parlando di un Dio che tu devi confidare. Un Dio che agisce, che interviene, che trasforma. Un Dio che vede la malvagità, alleluia. Sii tranquilla e sii serena e vedrai la vittoria che Dio ti darà. E mentre questi stavano festeggiando, Amanco, la moglie e tutti gli altri, a un certo punto Dio fa fare il sogno al re. E disse proprio a Amanco: come si fa a onorare un uomo perché Mardochio aveva salvato il re dalla trama di due eunuchi che lo volevano uccidere? Dio aveva fatto fare un sogno. Dio aveva fatto leggere un libro dove stava scritto che Mardochè aveva salvato il re, alleluia. E Dio fa innalzare Mardochè e tutto lo porta in giro con il cavallo e tutti gridavano all'uomo che il re ha onorato, alleluia. La tua vita, il tuo cuore, elevato da Dio. Chi si umilia sarà elevato. Chi crede in Dio sarà elevata, alleluia. Perché dice: umiliati sotto la mano potente di Dio, perché Dio a suo tempo ti innalzerà. Quindi mette in evidenza come Dio sa innalzare, come Dio sa benedire e come Dio sa trasformare ogni cosa e come Dio sa benedire e come Dio è vivente ed è reale, alleluia. Tutti i giudei dovevano essere a morte, questo era il decreto. Tutti i giudei dovevano essere sterminati. Ma quanti onorano Dio e quanti confidano in Dio. Dio onora chi confida e Dio combatte con loro, alleluia. Dio benedice la loro vita, Dio trasforma la loro vita. Sii sicuro con Dio perché rialzerai il capo. Dio ti rialzerà, Dio sta scendendo. E fatti salire in un paese dove scorre il latte e il miele. Dio sta svergognando i tuoi nemici. Dio sta preparando la forca per i tuoi nemici. Dio sta preparando la vittoria. Dio ti innalzerà sotto gli occhi dei tuoi nemici. Tu vedrai grandi cose di quello che Dio farà. Tanto è vero che Ester chiese al re di togliere il decreto gli si poteva togliere. Però si poteva dare la possibilità al popolo di vendicarsi e di così avere la difesa. Gloria a Dio, alleluia. E tutti i giudei distrussero tutti quelli che li volevano distruggere e il terrore dei giudei fu in tutto il regno perché Dio era con loro e Dio aveva messo terrore nei loro nemici e l'Israele vinse e sconfisse tutti i nemici. Quando Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Quando Dio è con noi, chi sarà? Colui che è noi, Gesù Cristo, colui che opera, colui che interviene, colui davanti al quale cielo e terra si pregano e si piegano, fuggono dalla sua presenza. Al grande Dio, onnipotente Dio. Poi tu hai paura delle tempeste, poi tu hai paura delle difficoltà, tu hai paura della malattia, tu hai paura della morte, tu hai paura del nemico. Non avere paura, c'è Dio che ha vinto. Gesù ha detto: io ho vinto, io sono la risurrezione e la vita. Io ho vinto. Chi vi potrà mai separare dal mio amore? Né principati, né potestà, né cose presenti, né cose future potranno mai separarvi dal mio amore. Mai, alleluia. Cielo e terra possono passare, ma mai le mie parole, alleluia. Confida nel Signore. Credi che il Signore opera. Credi che il Signore vede. Credi che il Signore opera. Credi che il Signore ha il potere, alleluia, di trasformare, alleluia. Vedrai la vittoria.
un solo risultato, la vittoria. Quando confidi e continui a onorare Dio, non ti corrompere, non ti piegare per paura, per timore. Mardochè non ha avuto paura, non si è piegato, non si è inginocchiato davanti al nemico, davanti ai problemi, davanti alla corruzione. Non accetta la corruzione, anche se ti mettono contro, anche se ti vogliono abolire, anche se ti vogliono scartare. Non ti preoccupare, mettiti dalla parte di Dio, onora il Signore. Anche se la famiglia non ti riconosce, anche se avrai tutti dalla tua nemici contro di te, ma Dio sarà in te e per te. Alleluia. Meglio il favore di Dio, la grazia del Signore. Onora Dio, alleluia. Onora Dio, alleluia. Tu fai la volontà del Signore, alleluia. Che sarà Dio con le sue mani onnipotenti, e dice, egli è un rifugio, alleluia. Le sue mani, tu sarai dentro le sue mani, ed è Dio lo scudo, e Dio muterà le cose. A te aprirà le porte, a te benedirà, a te ti farà avere i favori. Tu avrai i favori, come Mardocheo ebbe i favori, come Esther ebbe i favori, ebbe grazia, dice che ebbe grazia dal re. Il re disse qualsiasi cosa. Dio gli toccò il cuore. Dove andrai, andrai, le porte si apriranno. Qualunque cosa avrai di bisogno, continuerai a vedere l'opera di Dio. Perché non è né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. Che grande è Dio! Che onnipotente è Dio! Alleluia! Che combatte per noi! Che dici, io sono l'avversario dei tuoi avversari, io vedo, ho visto l'angallierie contro di te, ho visto e ho udito le tue, che sono sceso per liberarti e portarti in un paese dove scorre il latte e il miele. Fratello, comincia a gioire e comincia a vedere che tu stesso dirai che è grande Dio. Come ha schiacciato i miei nemici, come li ha umiliati, alleluia. I nemici stessi saranno umiliati, cioè furono presi da un'umiliazione, Aman e la sua famiglia, e dissero: non possiamo reggere dinanzi a Mardocheo, perché il suo grande Dio, il mio, il tuo grande Dio, onnipotente, glorioso, meraviglioso. Alleluia, grande Dio che combatte, grande Dio che ci difende, grande Dio che muti. Fecero un banchetto, si chiama la festa di Purim, questa sorte vuol dire, ma non è la sorte, è la benedizione di Dio che muta. Ebbero riposo agli attacchi dei loro nemici. Dice il mese in cui il loro dolore venne mutato in gioia, il loro lutto in festa, e di fare questi giorni, giorni di banchetti di gioia, e si mandavano regali gli uni e gli altri. Cioè, vale a dire, fratelli, è che avevano quella gioia di vedere l'opera di Dio ed erano felici. C'era la benedizione di Dio, la gioia che Dio metteva, perché poi Dio stesso metterà la gioia, la tranquillità, la serenità, perché lo Spirito di Dio ti confermerà che tu puoi fare festa, che puoi gioire. Non può metterci a morte il nemico, la morte, le prove, nulla potrà fare. Alleluia. Dio sconfigge. Alleluia. Sconfigge tu. Dio è il nostro rifugio, è la tua avanguardia, dietroguardia.